Quello che ha cambiato tutto è stato questa roba qui. Sapete cosa sono questi? Primi soldi spesi di marzo con una bottiglia omaggio. E questo vuol dire solo una cosa. Ovvero che si può chiudere la fiscalità di febbraio, condividerla con voi, come sempre, andare a lavare un po' di vestiti. Che fino ad adesso quello che facevo era tappare qua, andare con l'acqua. E visto che non ho trovato una saponetta solida per i panni, si va di svelto. Fortunatamente volevo fare questo video. Vamonos! Sono arrivato in questa lavanderia e praticamente è mia. Va bene. Step 1. Capire quanto costa. 1,10€. Chiudere. Prendere del sapone. Che ogni volta non so quale. Ma cazzo sia. Se solo riuscissi ad aprirlo. Ma vaffanculo. Perché stamattina? Quando le soluzioni a volte sono più semplici del previsto, mi sono reso conto che c'erano queste. Finalmente possiamo partire. Guardate che ufficetto. Come detto già nello scorso video, questi che possono sembrare semplici contenuti dove banalmente vi dico quelli che sono i soldi che spendo, in realtà hanno un potere importante. Nel mondo in cui viviamo, senza soldi non si cantano messe, come diceva mia nonna. Quindi, com'è possibile portare un progetto avanti nel tempo senza soldi? Probabilmente impossibile. Faccio sempre questo appello per chi volesse. Uso Numbers, ma c'ho sempre il solito problemino. Se qualcuno che conosce Numbers mi contatta su Instagram e mi vuole un attimo aiutare a capire come gestire il grafico al meglio, sarebbe top. Così vi do anche qualcosina in più. Allora, andiamo alla ciccia. La premessa è che questo mese è stato gestito meglio dello scorso mese, perché lo scorso mese ho fatto un buco di sforamento di budget di 245€, che possono sembrare pochi, ma per vivere in questi paesi sono tantissimi. Cioè, con 250€ c'è gente che ci vive anche 20-25 giorni. Ora, comincio con l'elenco delle spese e poi tagliamo le somme finali. In hotel sono riuscito a stare nel budget e in un mese complessivo ho speso 182€. Come ben sapete, non cambio velocemente posto. Mi voglio starci per almeno una settimana, 10 giorni, per capire effettivamente come si vive, come non si vive, eccetera. Banalmente, gli hotel che vedete nei video, quelli sono. Invece, in spostamenti, anche in questo sono rimasto nel budget. In un mese intero ho speso la bellezza di 28,79€. In realtà sono tutti soldi spesi per la nave, per arrivare dalla Malesia alla Thailandia. Cibo, ho sforato il budget, forse dovrei un po' aumentarlo. Sono arrivato a spendere 206,25€, sforando della bellezza di 36,25€. Lavanderia, ho speso la bellezza di 1,17€. E lo so che probabilmente potreste pensare: so, ti lavi i vestiti. No, in realtà me li lavo a mano nel lavandino. E ci siamo risparmiati questa roba. Svago, non ho speso niente. Vestiti, non ho speso niente. Oggetti personali, qui è stata una bella nota dolente, perché mi mancava un oggetto che desideravo tanto, ma proprio tanto. Tanto. Che è qui dentro. Saltiamo un attimo questa parte. Adesso ci arriviamo. Sport, 8,56€, spesi principalmente per andare in palestra. Ci sono palestre dove ho speso 1€ al giorno, ci sono palestre dove ho speso 35 centesimi al giorno. Non vado tutti i giorni, è questione di impegni. YouTube. Però altro è una categoria un po' mistica, è un po' la borsa di Mary Poppins dove ci butti tutto dentro, soldi spesi che non dovevi spendere, tipo ad esempio il tizio che mi ha aiutato il primo giorno quando sono arrivato in Thailandia. Per chi non avesse visto il video, ve lo linko qui, che all'improvviso mi trovo con un tizio che non conosco. Lui voleva 1€ da me, gli hanno dati 12, questa roba qui l'ho messa in altro ad esempio. Ho speso 48,60€, sforando di 18,60€. Poi, noleggio,
Qui devo darmi una pacca sulla spalla perché il budget era di 20 euro e ho speso 20,40 euro, sforando di soli 40 centesimi. Quando prima vi dicevo a livello è importante questa questione del budget, perché per quanto mi riguarda avrei noleggiato il motorino magari altre due volte, ma non rientravo nel budget. All'inizio ho cominciato a pensare, sì, però così ci perdo, perché noleggiando il motorino ho la possibilità di fare questo, quello, quello e quell'altro. Sicuramente c'è delle possibilità nuove, ma chi ti dice che tu stia realmente sfruttando le possibilità che c'è qui e che veramente ti serva spendere i soldi in questa cosa? Non per niente c'è un video che vedrete dove raccolgo il fieno con un agricoltore, e quel video è nato dal fatto che non avessi il motorino e non avrei mai potuto vivere quell'esperienza se avessi avuto il motorino. Avrei vissuto sicuramente altre cose, però il succo è: chi ti dice che hai bisogno veramente di spendere i soldi e che stai sfruttando tutte le risorse a tua disposizione in questo momento? Probabilmente non lo stai facendo, che me lo sto dicendo a me da solo. Benzina, e qui per questo non ho proprio impostato il budget e abbiamo speso 3,80 euro. Medicine, qui non c'è un budget, nel senso che per me la priorità è ovviamente la salute, anche perché senza salute 32,56 euro. Arrivati a questo punto siamo andati anche abbastanza bene, ho sforato un po' nel cibo e in qualche altra cosa, però siamo andati abbastanza bene. Quello che ha cambiato tutto è stato questa roba qui. Personalmente, per chi non lo sapesse, ho lavorato nell'ambito della fotografia a livelli molto alti, nonostante in questi video ci sia pochissimo, se non niente, a livello visivo, grafico, per il semplice fatto che ancora non mi sto impegnando su quella roba lì, sto ancora definendo altre cose, poi quello arriverà. In questo viaggio ho sofferto tantissimo la questione di due momenti che avrei voluto tanto fotografare, ma proprio desideravo avere quel momento impresso. Voi potreste dire, ma fare le foto col telefono? Assolutamente. Fatto sta che con tutte queste macchine digitali, con i telefoni, con quello, con quell'altro, è come se a un certo punto, non so, non ci hanno più gusto le foto, non sono più realmente dei ricordi. Fra le miliardi di foto che scattiamo ogni giorno, io due ne volevo. Due mesi di viaggio, cioè una foto al mese, e in qualche modo non avevo la possibilità di farle. E quindi mi sono altamente rotto i coglioni. Questa, che non è nient'altro che una macchina a pellicola che riproduce un po' quelle che sono le macchine a pellicola usa e getta, solo che qui la pellicola la potete cambiare tutte le volte che volete. Quando ho visto questo oggetto sono letteralmente impazzito e mi sono detto non posso non averlo, e infatti eccolo qua. Quindi quanto mi hai giocato questa cosa? Il budget degli oggetti personali era 20 euro, questa qui sarà costata insieme alle pellicole eccetera un'ottantina di euro, spendendo in totale 103,97 euro, sforando il budget di ben 83,97 euro. Un colpo al cuore. Per vivere un po' meglio l'ho messo a 500 euro. Da 500 euro del budget mensili disponibili ho speso 636,65 euro, sforando di 135,65 euro, che tra l'altro sono i soldi con i quali mi pagavo solo l'affitto a Milano. Però è un altro discorso. Devo dirvi però, la pacca sulla spalla è possibile darsela in relazione allo sforamento del mese scorso, perché il mese scorso c'è stato uno sforamento di 245,21 euro, e facendo un calcolo veloce, se noi prendiamo questi soldi e li sottraiamo a quegli altri, vabbè, sono migliorato nello sforamento del budget di 117,56 euro. Se continuo così, il mese prossimo dovrei essere perfettamente nel budget, a meno che non ci sono problematiche, e vorrei impegnarmi a scendere anche al sotto al budget mensile, perché così ho la possibilità di stare più tempo possibile. Anche perché ricordo che per fare questa cosa mi sono giocato gli ultimi due anni della mia vita, dal quale ho lasciato tutti i lavori di un certo tipo che mi pagavano anche bene, molto bene, ad arrivare ad avere praticamente quasi, tra virgolette, nulla, per spenderli poi tutti in questo progetto. Perché in questa situazione qua ci sono due piani, il piano A e il piano B. Il piano A, dove il progetto Snake cresce sempre di più e a un certo punto comincia a funzionare a livelli di numeri per essere sostenibile. E il piano B invece è quello di far andare bene il piano A. Cioè qui o va o va. Piano A, il progetto che funziona, il piano B, far funzionare il piano A. Perché dopo questo è proprio un all-in incredibile. We'll be right back.